Per il terzo anno consecutivo, la provincia di Milano ha organizzato una fiaccolata da Piazza San Babila a Palazzo Esimbardi in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dopo la fiaccolata, si è svolta una seduta straordinaria del Consiglio sul tema delle donne, trasmessa in diretta dalle radio web Radio MXT e Radio Fattore Famiglia. Dire di no alla violenza nei confronti delle donne, non è la prima volta, ma non è che quest'anno le situazioni siano migliorate, no? Anzi, abbiamo avuto episodi anche recentemente davvero inconcepibili e il più delle volte la violenza è all'interno dell'ambito familiare e quindi vi è proprio la necessità, io credo, obbligata di insegnare fin dall'età minorile, dalla scuola, che vi deve essere un rispetto per la persona in linea di massima. È evidente, ma se volete ancor più verso il genere femminile, perché nella nostra società ancora vi sono tantissimi pregiudizi di tipo maschilista e abbiamo anche nei fenomeni di bullismo, ad esempio nelle scuole, situazioni nelle quali si vede come la parità di genere è scritta sulla carta ma non è tale e vi è in qualche modo un comportamento che è dannoso nei confronti di quello che è un rispetto verso il genere femminile. Questo poi porta per l'età adulta ad avere dei comportamenti che sono criminali. Allora non possiamo non essere tutte le istituzioni insieme a difesa assoluta di questo principio di rispetto e d'amore, se posso, verso il genere femminile. Sì, una fiaccolata per dire no, per dire basta alla violenza contro le donne. Ormai è il terzo anno che la provincia di Milano organizza questa fiaccolata insieme alle associazioni contro la violenza sulle donne, associazioni sportive, insieme alle scuole, soprattutto ai giovani, perché quest'anno abbiamo coinvolto soprattutto loro e i ragazzi del nostro territorio. Crediamo che sia necessario partire proprio dai più giovani per fare prevenzione. L'abbiamo fatto l'anno scorso con dei cortometraggi e quest'anno ci sarà la seconda edizione. È fondamentale che siano i giovani, la nuova generazione che dirà basta la violenza contro le donne. Cosa ha organizzato il Consiglio Provinciale in occasione della giornata sulla violenza contro le donne? Beh, per la terza volta siamo stati orgogliosi e felici di fare una seduta straordinaria alla fine della fiaccolata, aperta anche degli esterni, che si è conclusa poi con una votazione importante, perché noi abbiamo di fatto incaricato il Presidente Podestà, che per legge sta scrivendo con i sindaci lo statuto della istituenda città metropolitana, di fare in modo che venga ereditata da questa nuova importante struttura quella ormai lunga tradizione, importante tradizione sui temi, diciamo, al femminile che Provincia di Milano ha portato avanti in questi anni.